in diretta dai nostri studi, prima della pausa pubblicitaria parlavamo proprio del libro sulla biografia e sulla storia dei fratelli D'Inzeo che uscirà a breve, fortemente voluto da Vittorio Orlandi, e come dicevi tu Giorgio, noi abbiamo cercato la sua testimonianza diretta ed è quindi al telefono qui con noi. Sì, buongiorno cavaliere. Buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, abbiamo letto su Facebook le sue parole, che ha voluto ricordare la grandezza di questi due fratelli, ma soprattutto per tramandare ai giovani di oggi un messaggio, quello dello sport. Allora, ci racconti qualcosa sul libro? Il libro sarà realizzato, scritto da Umberto Martuscelli, con il quale ci siamo già confrontati, e devo dire che la notizia oramai che nota a tutti, per cui che arrivano continuamente delle telefonate, dei messaggi, di notizie che ognuno può avere raccolto sui fratelli D'Inzeo, che è pronto a trasmettere. Ci saranno dei documenti molto importanti, delle lettere, scambi di immagini, eccetera. Sarà un libro veramente che raccoglierà attorno tante persone che hanno vissuto la straordinaria carriera dei fratelli D'Inzeo. Ecco, da dove nasce quest'idea? Come è nata? Quando è che ha deciso che avrebbe voluto? Ovviamente ho deciso quando mi sono trovato dal capitale di Raimondo D'Inzeo, che poi dopo pochi giorni per quel di Piero D'Inzeo ho visto negli occhi di tutti i presenti un grande dispiacere di aver perso due personaggi così importanti, che devo dire basilari per il nostro sport, per cui è nostro dovere che quello di portarli sempre a conoscenza di tutti, soprattutto i giovani, di quanto hanno fatto per il nostro sport questi due miti, dai quali io aggiungo poi, grazie a Mancinelli, la storia di questi campioni deve essere memorizzata, che deve essere considerata come un esempio di dedizione, che è un esempio di possibilità di raggiungere i massimi livelli. Credo che oggi tanti giovani pensano che certamente siano irraggiungibili, no signori. Noi abbiamo gli esempi in casa di personaggi che per loro tempo hanno raggiunto le vette che eccelse, per cui l'Italia può risorgere e può diventare ancora quella che era. I problemi sono tanti e si vedrà come risolverli. Qual è il messaggio che lei intende mandare ai più giovani con questo libro e soprattutto il consiglio? Il consiglio è quello di confrontarsi continuamente e di non accontentarsi mai di dove sono arrivati, cercare sempre di migliorarsi, di perfezionarsi, di cercare nuovi spunti di confronto e continuare, se vogliono, ad arrivare in alto, continuare a escogitare dei principi di miglioramento quotidiano. Certo, perché secondo lei che cos'è che manca ora che invece ai suoi e ai tempi dei fratelli D'Inzeo c'era? Sono parecchio cambiate le cose, per cui io credo che non è più tanto confrontabile l'epoca moderna con l'epoca passata. Noi dobbiamo confrontarci con i nostri concorrenti mondiali e capire dove loro sono andati e seguire le loro corne. Oramai nulla più che lasciato calcare che è l'improvvisazione. Oramai è diventato uno sport che, come tanti altri, d'altronde, è diventato uno sport estremamente di organizzazione, precisione, dedizione. Si applicano tanti principi anche sui nostri cavalli, che sono di pertinenza dell'umano. Certo. Eppure il modo di allenarsi, eccetera, modo di allenare cavalli, si riparte un po' dall'allenamento dell'umano, per cui ci serve.
parere. Ricordiamo che lei, con i fratelli D'Inzeo e con Graziano Mancinelli, ha vissuto i momenti più importanti dell'Equitazione Azzurra. Cosa le è rimasto vivo di, come ricordo di quei tempi? Sape, io ho dei ricordi vivissimi, come fosse adesso, di tante occasioni in cui siamo usciti vincitori dai vari campi europei. E devo dire che quando penso a quei momenti, che per questi amici scomparsi, provo della commozione. Certo. E noi volevamo parlare anche un po' del Toscana Tour che inizierà proprio a breve, siamo alle porte di questo evento e le volevamo chiedere se sa già, ha già qualche nome in cui intravede il rigore e la passione che ci mettevano i fratelli D'Inzeo. Lei mi fa una bella domanda, alla quale faccio un po' fatica a rispondere, perché io conosco oggi da un po' di anni che io seguo particolarmente più giovani e devo dire che tra di loro ce ne sono diversi, uno per tutti, per esempio Emanuele Bianchi, che è un ragazzo modesto ma fortemente impegnato e alla ricerca sempre della ottimizzazione. Faccio il suo esempio, ma per esempio per tutti gli altri che ci sono. Ormai siamo su una buona strada, ci vuole quel passo in più per riuscire a diventare veramente competitivi in campo mondiale. Certo, allora noi adesso ci lasciamo con questo bel messaggio, la frase siamo sulla buona strada, ci risentiremo naturalmente a breve per tutti gli aggiornamenti sono scaturiti da questa sua idea, la ringraziamo infinitamente per essere stato con noi stamattina. Grazie a voi, che buon lavoro. Grazie mille, buon lavoro anche a lei. Arrivederci. Bene, dopo queste fantastiche parole del Cavaliere Orlandi, questa testimonianza ricchissima, esatto, perché è un pezzo di storia insieme ai fratelli D'Inzeo, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a tra pochissimo, dopo la pubblicità, perché ci sono le ultime informazioni dal mondo equestre. A tra poco.